Lo hanno definito il Festival dell'Austerity, una bella austerity però. Le grandi dive hanno disertato la mostra del cinema. Ci siamo dovuti accontentare di riprendere le stelline, ma chi si contenta gode, non siete dello stesso parere? O di riprendere Ingrid Schoeller, che passeggiava scortata da una coppia di nanetti, forse per mettere in risalto la sua bellezza statuaria. E Sarah Churchill, una stella cadente. Come ogni anno si è polemizzato a lungo sui film presentati alla mostra, ma sulla vittoria di Antonioni sono stati tutti d'accordo. Il ministro Corona gli ha consegnato la Coppa d'Oro e lui ha diviso il trionfo con Monica Vitti, la sua interprete. È stato un mezzo fallimento la mostra, come sostengono alcuni, o ha raggiunto gli obiettivi che si era prefissa? Secondo Walter Chiari, gli ultimi tre film, e cioè Godard, Antonioni e il film russo Amleto, mi sono sembrati belli, se non belli, interessanti, qualcuno. E mi sembra un buon pezzo, almeno l'ultima parte. Poi un giudizio, oltre a questo, non posso darlo perché perfino i critici sono discordi sul film. Infatti, se, come si dice, il cinema è riflesso del costume, quello che si è riflesso da questa 25esima è di così profondo decadimento morale da farci augurare che veramente si possa ritornare al glorioso passato della mostra del cinema di Venezia, quella che ha dato Arpa Birmana e tanti altri meravigliosi film. Tra tanta inflazione di festival c'è una mostra che si chiama d'arte cinematografica. Quindi la commissione di selezione e il direttore ha voluto impostare la mostra sulla qualità e non sulla quantità. Ora si obietta che se i film sono pochi debbono essere tutti capolavori, non mi sembra esatto. Io non entro nel merito dell'artisticità dei film, mi limito soltanto a dire che anche in letteratura e anche a teatro non ci sono 12 capolavori all'anno. Un festival presuppone una cornice mondana, altrimenti si trasforma in un seminario per studiosi. Si è parlato tanto di austerità e di rigore estetico, ma a parte che i film visti non erano certo dei capolavori, la serietà non significa la noia, e noi ci siamo annoiati. È stato un festival più che dignitoso, e in qualche sera addirittura bello. I momenti più alti, Pasolini, Godard, Antonioni. Ma nessuno dei 12 film è risultato indegno della cornice. Come sempre, i critici cinematografici sono perfettamente d'accordo. E il vincitore cosa ne pensa? È al suo primo Leone d'Oro, vero? Sì, Leone d'Oro sì, ho vinto un Leone d'Argento con Le Amiche nel 1956. Ma c'è una molta differenza tra quello d'Argento e quello d'Oro. Emozionato? Beh, sì, mi sembra abbastanza naturale. Il Leone d'Oro riesce a comunicare delle emozioni anche ad Antonioni, il cosiddetto campione dell'incomunicabilità.